La terapia dell'asma si sta arricchendo sempre di più di nuovi farmaci e di nuove strategie. Negli ultimi anni si è sviluppata la ricerca sull'impiego di una categoria di broncodilatatori che normalmente non vengono utilizzati nell'asma se non per trattare episodi acuti di gravi crisi asmatiche, invece per poter essere utilizzati per uso regolare, che sono gli anticolinergici. Sono farmaci che noi conosciamo da tempo per il trattamento della BPCO, bronchite croniche ed enfisema, e che solo negli ultimi anni sono stati riconsiderati per il trattamento dell'asma. Un studio molto importante pubblicato l'anno scorso ha dimostrato come usare questi farmaci in aggiunta a quello che abbiamo già oggi in pazienti non controllati, in pazienti con asma moderato grave, porta a un miglior controllo della malattia e quindi a un sensibile miglioramento della qualità della vita e della funzione polmonare. Sulla scia di questo primo lavoro si stanno producendo numerosi studi clinici per arrivare all'autorizzazione a poter usare questi farmaci nell'asma in aggiunta a quanto abbiamo a disposizione. Questa è una cosa molto importante perché permetterà una scelta ulteriore relativamente alle caratteristiche del paziente sulla tipologia di farmaci potenzialmente utilizzabili. Questo quindi incrementa l'offerta terapeutica e permette di fare un'individuazione più precisa del paziente che si avvale di un tipo di broncodilatore piuttosto che di un altro tipo, e questo è ovviamente un vantaggio ulteriore.